Yeah. Ciao a tutti, sono Mr. B della DJ League, sono il referente italiano di questa community di DJ. Sono qua alla studio di Parma. Sono qua per un motivo ben preciso, perché dopo un po' di anni di carriera spesi dietro la console ho deciso di fare il mio primo album, che si chiamerà L'Alchimista. Conterà parecchie collaborazioni di artisti italiani, di artisti stranieri che ruotano attorno al discorso di Gilly, che sarà un album urban. Tratterò i generi musicali che sono tutti riconducibili all'urban music, quindi hip hop, crunk, R&B, soul music, hip hop house, dancehall, tanti artisti. Ci sarà anche un po' di rock, vi sorprenderò perché comunque ci sarà anche una collaborazione crossover. Insomma, tanti generi, tutti riconducibili all'urban music. Prima esperienza musicale dopo tanti anni dietro le console, Alchimista baby, stay tuned. Rock. Il pezzo che stiamo ascoltando ora si chiama Se Tu, l'artista è Veronica Zaffì, una cantante R&B molto giovane insieme a Jack di Basilari. Per questo tipo di pezzo stiamo adottando una soluzione artistica diversa rispetto alle altre. Portiamo fuori il suono, lo facciamo passare all'interno di questi strip audio dove c'è un equalizzatore, compressore limiter, e facciamo questo per avere quel pump in your face che ormai dal 2000 in poi tutte le produzioni hip hop hanno questo tipo di caratteristiche, cioè ci vuole quel kick, ci vuole quella pacca centrale. Il pezzo si chiama Se Tu ed è uno dei pezzi direi più commerciali che c'è nell'album e più ballabili. Si sta parlando intorno ai 120-124 bpm. Mr. B baby. Adesso stiamo lavorando alla traccia che direi è la più, non è proprio reggaeton, però è un po', è la traccia che ha un po' più il feeling caribe. Prome. Ed è comunque una traccia da club. Qua c'è Prome, abbiamo LV, storico cantante reggae di Bologna, accompagnato dalla French e dalla V. Questo è uno dei pezzi, come dicevo, che ha il feeling un po' più latino, più latineggiante, ed è un pezzo che parla della tematica del viaggio, del partire, che è un po' il filo ricorrente, un po' il leitmotiv del mio album, cioè il concetto del viaggio, della partenza e di come il viaggio poi ti cambia e ti arricchisce dentro. Lo che me han dicho, no, non c'è futuro, no, non muovo un dito. Io di tenacia ho già aperto un ufficio. Allora non mi parlate di sacrificio. E sta canzone sbala mi ruesino. O la burrese il suo soco sbonito. Il pezzo che state ascoltando si intitola Pensiero di te. Gli artisti che collaborano a questo pezzo sono Dario Serafino e La Miss, che attualmente sono sicuramente due tra gli artisti più importante o comunque di spicco del panorama R&B solo italiano, ed infatti questo pezzo vuole essere nel mio album il pezzo più soul, più con una caratteristica, non vorrei esagerare dicendo con una caratteristica che richiama un po' al sound Motown degli anni 70, però vuole essere il pezzo più soul, più coinvolgente di tutto l'album, e sicuramente loro due sono tra gli artisti migliori per dare questo tipo di vibrazione. Vado fino in fondo all'anima, sussurrando un canto. Questo pezzo si chiama Attenzione e gli artisti che collaborano in questo pezzo sono Rido, che beh, tutti conoscete, e poi Golden Chip, che è un artista giamaicano che vive a New York, molto molto bravo, molto talentoso. Questo è praticamente la caratteristica del mio album, come avrete modo di ascoltarlo, chi avrà voglia di comprarlo, è il fatto che è un album molto vario, nel genere urban, perché stiamo sempre parlando del genere urban, però è molto vario, e per avvalorare questo tipo di discorso, questo è il pezzo più rock dell'album. C'è sotto una chitarra fatta da un famoso chitarrista bluesman che si chiama Fabrizio Sauro, chitarrista che peraltro ha lavorato con Britti, con Eugenio Finardi, con Jamiroquai,
E poi c'è l'interpretazione rap di Rido, che si, secondo me la sua voce si presta molto per fare questo tipo di produzioni che sono crossover. Cioè c'è una chitarra rock importante, la produzione è molto dritta e questo è il pezzo, come dicevamo, più rock dell'album. Che state ascoltando, qualcuno di voi secondo me già lo conosce, perché tra il 2007 e il 2008 ho fatto qualcosa come 5-6 mixtape, uno dei quali era incluso in un magazine che adesso non c'è più, comunque Basement Magazine. Questo mixtape è per un gruppo R&B americano talentuosissimo che si chiamano gli Amir di Boston, e questa versione è un inedito rispetto a quella che ho pubblicato nel mixtape su MySpace, sullo Space anche di Irene la Medica, perché in questo pezzo ci sono gli Amir di Boston insieme a Irene la Medica, che vuol dire è praticamente la Mary J. Blige italiana, possiamo chiamarla così, ed Emiliano Pepe, che è un talentosissimo cantante R&B italiano. Questo pezzo si chiama Tu mi mandi fuori, remix. It's like